Amici di Milan.soccer, ben ritrovati sul canale dedicato al Milan, dedicato ai rossoneri. Allora, come state? Prima di cominciare, come sempre, la solita raccomandazione. Vi chiedo di iscrivervi al canale qui sotto, di mettere un like al video e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Sotto in descrizione vi posso suggerire un sito per chi ama la musica. Lì potrete scaricare la musica copyright free. Beh, sono ragazzi di Monaco di Baviera, sono tutti milanisti, hanno creato un bellissimo progetto. Ho preso appunti. Allora, chiariamoci una volta per tutte. In questo canale si usa l'intelligenza, per cui spesso e volentieri si danno opinioni. Io ho il privilegio di poter metterci la faccia, ma vi ricordate che vi avevo anche detto metteteci la faccia se volete, e quindi il sensazionalismo spesso lo lasciamo fuori dalla porta, perché solo lo stupido cerca H24 le cose assurde, fantasmagoriche, perché non gli funziona una parte del corpo che si chiama cervello. Le opinioni oggi, purtroppo, in una società in cui ci sono più certezze che dubbi, evidentemente non fanno clamore, e allora la ricerca del clamore, che è tipica dell'uomo che ha appunto un'intelligenza poco sviluppata, può essere ricercata da altre parti. Qui si ragiona. Se volete ci mettete anche la faccia, mi mandate un video, vi mando in onda, e se no bastano i commenti. E devo dire che questa community si sta creando, perché vedo dei commenti intelligenti, mettiamola così, d'accordo? Quindi salutiamo chi questa parte del corpo non ce l'ha sviluppata e vada a cercare il pazzesco, clamoroso, assurdo, fantasmagorico da un'altra parte. Detto questo, c'è un piccolissimo giallo, c'è un mistero, ma ne usciamo subito da questo mistero. State tranquilli, perché appunto la non esigenza di sensazionalismo ci fa solamente preoccupare per la nostra squadra del cuore, e allora andiamo alla ricerca di notizie. Qual è il cosiddetto mistero, il cosiddetto giallo che si è venuto, diciamo così, a creare in queste ore? E cioè il ritorno di Pulisic e di Chukwueze. Allora, che cosa è successo? Cosa sta succedendo? Innanzitutto lasciatemi dire che per quanto riguarda Pulisic, io ritengo che possa senza dubbio essere uno dei nostri leader, uno dei nostri punti di riferimento per il futuro, più lui di altri. Ma c'è un ma, e poi arrivo al perché è tornato, ma c'è un ma, e cioè che a me preoccupa molto l'aspetto caratteriale che lo ha in qualche senso, in qualche modo portato a comportarsi come si è comportato a Firenze. Cioè, se torno indietro con la memoria, se vado indietro nel tempo, mi viene subito alla mente, che so, nel recente passato Ibrahimovic, o ancora prima mi viene in mente un Gattuso, o ancora prima mi viene in mente, non voglio sempre scomodare i soliti, ma anche un Paolo Maldini, eccetera. Nel caso in cui ci fosse stato un rigore, è chiaro che io, rigorista, Ibrahimovic, prendo la palla e vado sul dischetto, ma non sarebbe mai capitato che un Abraham piuttosto che un Tomori avrebbero preso il pallone per tirarlo loro il rigore, con il rigorista ufficiale muto. No. E allora questo bisogna capire se nel confronto che ci sarà a ore è una questione di carattere caratteriale piuttosto che una questione amicale. Cioè, è stato fatto per leggerezza, così tra amici, quando si batte, si va, diciamo così, in campo con gli amici a fare una partita, ma anche lì vi posso garantire che non è così semplice togliere la palla a chi ha subito il rigore, che diventa per definizione rigorista. In questo caso, se fosse questa l'idea, la soluzione o il motivo, un po' mi preoccuperebbe. Se invece fosse che
Fulisic, che è un clamoroso, importante attaccante, ormai posso definirlo attaccante, giocatore in generale, ma con un atteggiamento da sottone, come dico io, e allora mi preoccuperebbe ancora di più. Vediamo qual è la soluzione. Però l'importante è che dopo la vittoria contro il Panama, Pulisic è stato visto stanco, molto stanco, per cui è stato preferito, pochettino ha preferito rimandarlo. Sarebbe arrivato davvero, davvero a ridosso della partita con l'Udinese, nessun chiarimento, buttato subito in campo dopo chilometri e chilometri e chilometri. Quindi direi che in questo caso, beh, un piccolo grande regalo c'è stato fatto, perché poi sarebbe stato un amichevole per gli Stati Uniti d'America, quindi la cosa lascia il tempo che trova. Cosa diversa invece per quanto riguarda, mi preoccupa meno, questa seconda notizia, la questione relativa a Samuel Chukwueze, che devo dire è tornato a Milano, sta tornando a Milano perché ha subito un piccolo infortunio, bicipite femorale. E bisogna capire con la partita contro la Libia, e allora bisogna capire se questo infortunio è un infortunio semplice, è un infortunio complicato, non tanto perché poi Chukwueze, lo sappiamo, possa vedere il campo, perché secondo me ormai è uscito dai radar di Fonseca. Poi faremo un pezzo a parte sui giocatori che sono usciti dai radar di Fonseca, perché oltre a Chukwueze, senza dubbio è uscito anche Calabria, è uscito Jovic, insomma sono tutte pedine di scambio. Vi voglio consigliare, se vi va, di andare su milanfuturo.soccer, il nostro canale del Milan Under 23, qua sotto lascio il link in descrizione, perché lì parliamo proprio di Jimenez. Parliamo di Milan Futuro e dei suoi gioielli e qual è la situazione attuale. Ma tra questi sicuramente, perlomeno io mi sbilancio nel dire che il nostro Jimenez sarà ufficialmente il vice di Emerson Royal a gennaio. Una promozione o la voglia di non spendere ancora da parte della società? Questo non lo sappiamo, però sicuramente Calabria credo che possa, che uscirà, che andrà in Turchia. Ora dovrà vedere le questioni con il procedimento in corso per quanto concerne la questione delle curve. Dopodiché, credo che l'esperienza al Milan sia più o meno terminata. E allora al suo posto non è previsto un acquisto. D'altro canto, ragazzi, perché comprare? Quando hai un fenomeno come Emerson Royal è difficile sostituire un talento di prestigio, un gioiello come Emerson Royal. Io non so quando l'hanno comprato o è stato comprato così, tipo alla pesca di beneficenza. Numero 65, bambolina? Ce l'ho. Spumantino? No, dai, quello è di scarsa qualità. Emerson Royal, va benissimo, mi manca il terzino destro, va bene. Allora, torna Pulisic, sta benissimo, la notizia è che sta benissimo, ah, mistero, che succede? Certo, le nazionali veramente restituiscono i giocatori affaticati, stanchi e spesso infortunati, come purtroppo nel caso di Samuel Chukwueze. È tutto per adesso, ci vediamo più tardi, ciao ragazzi.